Sei tutti? Salve, cara. Fame? Sì. Bene, ti servo subito la cena. È una soupe de poisson e sono certa che ti piacerà. Non ne dubito affatto, cara. Tu inizia pure a sederti, io devo occuparmi del secondo piatto. A proposito, ci sono novità su quel caso? Nuove scoperte interessanti? No, ma vorrei mettere il signor Blani al fresco. Idea di dove possa essere? Ta-da! Sei sicuro che sia proprio lui? Sì, è lui senz'altro. Abbiamo la persona che lo identifica nel momento in cui ha lasciato l'agenzia dove la sua ex moglie fu uccisa. Abbiamo gli abiti che ha fatto mandare in tintoria in gran fretta. E abbiamo le prove della cipria e del dormitorio dell'esercito della salvezza. Scusa tesoro, ma non ti seguo più. Le dame dell'esercito della salvezza che si mettono la cipria. Non può essere. No, Blaney ha dormito al dormitorio dell'esercito della salvezza l'altro ieri Ah notte. sì, tesoro? Sì. Ed ha osato dare anche il suo vero nome. Ora, un ex ufficiale della Marina dormirebbe in un posto simile se non fosse in bolletta? No, non direi. E allora ipotizziamo che lo fosse. Tuttavia, l'altro giorno ha dormito al Majestic Hotel, pagando una camera dispendiosa con un biglietto da 10 sterline. La banconota aveva tracce della stessa cipria trovata nella borsetta della Blaney. Insomma, l'omicida non solo ha strangolato la signora Blani, ma ha anche ripulito la sua borsetta. Ergo, Blani è il ladro e anche l'assassino. Bene, il caso è chiuso allora. E come se non bastasse, c'è una cameriera al club della Blani che può testimoniare che Blani aveva un atteggiamento aggressivo verso sua moglie la sera precedente. Non credo sia un uomo prudente, ti pare? No. La prudenza non è tradizionalmente il forte degli psicopatici, e si tratta di uno psicopatico. Che cosa c'è esattamente in questa zuppa? Perché? Non ti piace? È deliziosa. Ma trovo che gli ingredienti siano alquanto misteriosi. C'è dello scorfano, merluzzo, sgombro, pesci San Pietro, razze e code di rospo. Per dopo invece ho pensato a qualcosa di più leggero, dato che questo era già abbastanza pesante. Quaglia all'uvetta. Ah. Però sono molto preoccupato. Per via del signor Blani? Sì, se n'è andato con una barista, una sua ex compagna di lavoro. Quella ragazza è in grave pericolo. Ti sbagli, Tim. Secondo me ti sbagli di grosso. Non può essere la stessa persona. Quanto tempo è detto che sono stati sposati il signor Blani e sua moglie? 10 anni. Figurati. Un delitto passionale dopo tutto quel tempo. Guarda noi, 8 anni di matrimonio e tu la sera non riesci nemmeno a tenere gli occhi aperti. Cara, ma io non ti picchio mica, o non ti costringo a fare cose disgustose. No, le prove parlano da sole. E poi non puoi dare un giudizio razionale su di un omicida psicopatico. Dobbiamo beccarlo prima che gli nasca di nuovo quel tipo di appetito.